in campo la squadra dal centro della zona di fuori, la palla di casa, dalla sinistra verso la destra, nell'arco offensivo, nello spirito, poi sopra le cuore, il gol di Natale, il gol di Natale, in questo momento va un po' a due, tentativo di gol a due, tentativo di andare all'aria, sembrava un rifiuto che si può vedere. Thank you.
ho trovato comunque un ottimo angolo di tiro il terzino sinistro della formazione del Verona, la centrale e ha liberato il portiere Stomaco ben indirizzato alla sinistra del suo di pittore Stomaco Stomaco che riesce a trovare lo spazio giusto per la registrazione che non è certamente fortissimo ma quantomeno è efficace chiaro Thank you.
Thank you.
In campo e per c'è un'altra novità, c'è il mio nuovo castillo, il numero 69, che è stato al posto di Andrea Dall'Aglio. Thank you.
giallo, mostrare quello giallo, sempre sono fuori. Thank you.
24 minuti e 55 secondi, quindi possiamo avanzare negli ultimi 5 minuti di studiare il primo tempo, la prima pressione di gioco, sempre molto chiesto anche da tecniche ospite di più. Diciamo che nell'ultima fase abbiamo visto nuovamente una situazione di andare più attenta, ma anche perché la squadra ospite sta mostrando più la stessa velocità, il gioco l'attacco della formazione sanguinica visto per poi che tenta nuovamente di fa tutto da solo.
Antonio che dice 29 minuti e 11 secondi di gioco, l'arbitro inferma solamente per assicurare il fatto che questa volta uno dei ragazzi delle giovanili della società fondata a occuparsi di assicurare il parchetto per le indicazioni dei giocatori in campo. Quindi parziale per cui la formazione fondata è stata 3-0 con poco più di 3 minuti con una portata da 3 a 6
facile prenda di Cristoforo per la veloce azione di rimessa della formazione. Ancora però una volta il pallone scusa il giornalista numero 7 Carrocchi, la rimessa al super spazio prima non riesce neanche questa volta a guardare la risposta. Dai, tavole! Mentre nel giro terminata la partita di Benevento dove l'altra squadra di Benevento fa il suo
Thank you.
quest'anno un buon paio di gioco d'attacco della buona squadra. Petrisco è riposato in panchina al suo posto, però di ultimo destro c'è lui che era partito nel ruolo invece di Ali sinistro, cioè di Annotti nel numero 3 questo è il motivo per cui rinuncia al tiro per entrare in tiro il tecnico campano il tiro figlio e andrebbe ancora a fare la sinistra e questo momento per il campo politico c'era il rischio di trasformare il gioco passivo da parte di Benevento parte avanti quindi con una conclusione improbabile Andrea Sangiello stavolta prendendo un po' troppo e quindi il suo tiro è stato del portiere avversario De Cristoforo 5, intanto lunghezza di vantaggio, 12, minuti della Repubblica, la posto umano, il suo connazionale, con il entrambi i gol argentini, portiere, primo anno a fondo, e il centrale, l'operazione cantante, Ponte per il Porto, entrando in campo di Gante, a ricordarci c'è proprio Jonas Matar. Grazie per Torre, vediamo chi lo conquisterà, non riesce a contestarlo gli Annotti che pure era arrivato prima sul pallone, è ottimo ora il gioco a due, ottimo anche la parata, la risposta di Cristoforo sul tentativo di Dall'Aglio, da un parte subito il pallone, ma la prima stagione è messo un fattore di lui, guarda il giocatore, non tanto sono costretti anche a fermare il cronometro, perché dall'altra parte Andrea Dall'Aglio proprio nella circostanza precedente di cui era andato al fine, era rimasto a terra e quindi ha consigliato di affermare il gioco per sincerarsi sulle sue condizioni, nulla di particolare, si è rialzato il suo Romagnolo, numero 20, Andrea Dall'Aglio, la prima stagione qui a fondo, nulla di fatto, stanno anche dall'altra parte, gli altri del sangue, il pallone, per andare alla conclusione, situazione di nuovo, fuggito. Andrea San Giorgio, quindi si può ripartire per l'azione da parte della squadra di casa, 19 a 14, il cronometro che dice 12 e 5, sicuramente a liberare qui, così è infatti, giocano ancora a 2 e 3, centra per il centro, la parte che è il nostro, che fa la recupera
risultato di parità al 16° minuto della ripresa, 22-22, il gol è fatale per il uno dei più classici dei derby pugliesi. Possiamo immaginare l'atmosfera all'interno del palazzetto di Rossi. Tanto è una situazione molto più tranquilla. Il monopolio ora riesce a trovare. Dai 7 metri va al tentativo di trasformazione Andrea Fagliolo, ancora una volta contro Maxi Togliani, la finta da fare. Maxi riesce a improvvisare il tiro dell'avversario e così nulla di fatto, tentativo di trasformazione Andrea Fagliolo, il cambio finta di trasformazione Andrea dove il Fasano torna in vantaggio per 24-23 con un derby all'atmosfera caldissime e con il Genoa che al 21° minuto della ripresa è avanti a Ragusa 23-20, quindi tre lunghezze di vantaggio per lo Sport Club che è. Il conteggio di 31-25.
tanto andiamo ad annotare il penalti di vediamo anche sempre questa razza di il gioco della propria compagna la cattura individuale ancora di annotti su una finta e poi la finta e chiude
Thank you.
sicurezza di vantaggio per la formazione comune. Intanto tornano in gioco i due giocatori precedentemente esclusi per due minuti, e cioè Matà per la formazione comune per quella famiglia. Gli altri sono smontati. Guarda i due destini della formazione, e poi sarà stato bravissimo Francesco Rigante, bravo. Un po' perché sennò mi massacri.